Buonasera dalla Casa Energia, bentornati, nuova puntata, questa sera parleremo in particolare di scuola nel nostro territorio, di scuola in periferia, ma cercheremo anche di allargare magari il discorso. Chiamo e saluto Fabio Mori, direttore della Casa Energia, benvenuto, anzi benvenuto ce lo dici tu perché è casa tua. Benvenuti voi, per me è un piacere, poi lo sapete ormai diciamo siete dell'abitue e questo programma sta crescendo in maniera esponenziale non, nonché di contenuti ma anche di presenze, abbiamo sempre diciamo un'elite a retina e non solo. Ecco, qui diciamo la puntata è una puntata centrale, la didattica è un argomento che a me è caro e ho cercato in questi anni sempre di più di incentrarlo tra le prerogative di bando, di, di bando pubblico eh, in cui Casa dell'Energia appunto si deve, si deve confrontare. Ecco, eh, vedendo gli ultimi articoli, vedendo alcune volte lo stato di conservazione dei edifici scolastici, vedendo che Molte volte ci sono dei problemi di gestione, le risorse sono ovviamente sempre minori. Come abbiamo visto, ho visto diciamo, gli ultimi articoli: eh, ci sarebbe un fabbisogno di circa 2,5 milioni di euro, mentre invece sono stati stanziati circa 450 mila euro. Quindi diciamo, le risorse non sono, eh, non sono abbastanza, non sono mai abbastanza e eh, l'attività. Deve essere un'attività sincretica tra gli enti, quindi deve esserci una collaborazione tra le province che sicuramente hanno la prerogativa e hanno appunto il ruolo di manutenzione anche dei edifici scolastici. Quindi Lampi, Lanci, quindi i comuni stessi, ma anche il MIUR che sta sicuramente giocando un ruolo importante e le istituzioni devono essere sicuramente vicine a questa tematica, perché ovviamente rappresenta il nostro futuro e rappresenta appunto quello del, della didattica, che è un ruolo centrale all'interno del nostro sistema paese. Prima di presentare gli ospiti, una postilla a margine. L'ultima puntata che avevamo fatto, abbiamo parlato no, di, di alcol tra i giovani. Come esatto, ricorderai, esatto. e tra l'altro eh, avevamo anche ospiti illustri: c'era un ragazzo di Futu eh, c'era anche il rappresentante, no, nonché dirigente della eh, polizia eh, municipale, e, e c'era poi il rappresentante del mondo dei locali. Un po' che è emerso: sicuramente sono stati fatti dei passi in avanti da parte dei, dei locali nei controlli, però eh, noi, tu in particolare, no? Avevi un po' ribattuto sì, e controbattuto sì. su questo, poi subito dopo la puntata, manco a farlo apposta, è venuta fuori quella notizia no? di quel locale del Valdarno che è stato chiuso per un mese, dove sul bancone praticamente non c'era neanche ecco, diciamo, il, il, il barista che dava senso, gli alcoli sì. addirittura era self-service. A quanto insomma si è appreso dopo l'indagine dei carabinieri? E, e quindi evidentemente qualcosa che non va in alcuni locali c'è. No? no, perché io poi parlai con il rappresentante di Ascom che mi disse: no, Assolutamente qui i controlli nei locali sono capillari, è chiaro che io non metto in dubbio questo tipo di, di cosa, però non è che possiamo dare la colpa solamente ai barrettini che stanno fuori dai locali perché molte volte, come in questo caso appunto pochi giorni dopo venne fuori proprio la notizia, i controlli devono essere effettuati in maniera diretta e direttamente dal personale dei locali, come facciamo qui all'interno quando facciamo questo tipo di feste, cioè ci sono i nostri rappresentanti che vigilano sulla somministrazione delle bevande, in questo caso non ci sono alcolici, quindi noi tagliamo il problema alla radice, però diciamo quantunque ci fosse la somministrazione degli alcolici deve essere impartito un ordine preciso che non possono essere dati ai minorenni perché è divieto di legge, non possono essere presi da soggetti maggiorenni o appena maggiorenni e somministrati poi ai loro amici di 16-17 anni, se no ovviamente la situazione è kafkiana. Saluto l'assessore Lucia Tanti, bentornata. Piero Franchini, e poi un genitore molto impegnato, l'abbiamo già trovato in altre trasmissioni su altre tematiche. Flavio Sisi, bentornato. Buonasera. E bentornato anche al consigliere comunale del PD Donato Capogali. Buonasera. buonasera, buonasera. Allora, io vado subito alla Flavio Sisi perché eh, un giorno è venuto da noi e ci ha sollevato. Quale problema? Allora, io vorrei... Tirare fuori questa sera il casus belli della scuola di Quarata. No? Lo scorso anno ci siamo ritrovati catapultati improvvisamente nel taglio eh, eh, inserito nel dimensionamento scolastico dello, del, del, di questo anno che è partito adesso a settembre. In pratica la, la materna di Quarata eh, eh, lo scorso anno da tre classi ha avuto un ridimensionamento di numero tale che l'ha portata a poter ospitare solo due gruppi di bambini, quindi solo due classi. Abbiamo lavorato per un paio di mesi anche in maniera molto uh, rigida con l'assessore Tante, abbiamo cercato di far valere i nostri, eh, eh, quello che cre credevamo giusto. Eh, siamo giunti quindi attraverso una serie di iniziative ad, una, ad un incontro che credevamo risolutivo il 18 giugno eh, passato in cui eh, eh, con una lettera il comune si impegnava a riattivare la terza classe appena chiusa per l'anno prossimo, per il prossimo dimensionamento. E noi eravamo felicissimi di questo, eh, eravamo sicuramente consci del fatto che... Avremmo comunque perso un anno, ma il Comune metteva a disposizione delle risorse economiche in più. Questo non lo nego assolutamente che è stato fatto. Il problema vero e il motivo per cui sono qui oggi è riuscire a capire perché non, non si riesca a mettere in pratica... Una serie di eh, regole chiare perché le scuole di periferia possano sopravvivere a, a quello che è un tasso di denatalità eh, che non, 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 non si può non mettere in dubbio. Proprio per questo, eh, voci confermate anche dal preside stesso dell'istituto comprensivo del Vasari mi dicono che dal prossimo dimensionamento scolastico la terza classe non, non, non esisterà comunque. Quindi, ciò che era stato promesso e garantito e, e, insieme alle scuole di Antria e Tregozzano che erano tra quelle che avevano subito un dimensionamento abbastanza rigido, e il Comune ha disatteso comple completamente quelle che erano le nostre aspettative e speranze di genitori che, eh, a, che tengono molto a una scuola di periferia e, e spera sperano che i nostri figli possano continuare a rimanere lì. Ecco. Sentiamo allora eh, che cosa è successo, se la ricostruzione è giusta. No, non è, non è corretto, o almeno non è corretta la, la finale, non è corretto il punto di caduta, verrebbe da dire visto che c'è Flavio in trasmissione, che è stata, eh, caduta, è, libera, è stata è caduta libera, altro, libera e se ora fosse in quella trasmissione si aprirebbe la botola perché ah, vero, in realtà è vero, è vero. non ha risposto un correttamente un'altra volta. No, dunque, Flavio ha ricostruito la, la situazione in maniera molto puntuale. In realtà, noi dopo il 18 di giugno ci siamo ritrovati insieme al dirigente che, nel frattempo, era, cambiata, era cambiato e insieme a tutti i sei dirigenti dei sei plessi della città di Arezzo e con il provveditore abbiamo ragionato circa la riattivazione della terza sezione. La terza sezione fisicamente c'è perché nella riamodulazione degli spazi, Flavio ci fece notare, ed era vero che avevamo tenuto un coefficiente che poteva essere corretto e quindi tecnicamente da un punto di vista degli spazi quella scuola ha tre sezioni. C'è un problema, che la terza sezione aveva tre bambini e tre bambini non attivano una sezione. Quindi si incrocia con molta correttezza quello che diceva Flavio, cioè che e che è stata anche oggetto di un'interrogazione del consigliere Caporali, cioè come facciamo fronte noi al fatto che questa città, ed è un dato regionale, non è soltanto un dato aretino, vede una diminuzione di natalità del 24%. Il 24% è un numerone. Siamo di fronte ad una crisi di natalità fortissima che in alcuni anni è stata temperata da nuovi arrivi, ma che in questo momento, con il blocco anche di nuovi arrivi, di fatto trova una eh, modalità di diminuzione del 24%. Quindi, se mi posso permettere dividerei l'aspetto in, in due momenti. Il primo, che cosa abbiamo fatto? Il dimensionamento scolastico è un'azione molto impegnativa che in genere le amministrazioni cercano di non fare perché ci mette di fronte a delle responsabilità e anche a delle scelte piuttosto difficili. Abbiamo dec deciso dopo 11 anni di rifarlo e questo ci ha portato a riparametrare con quello che io ho definito il codice eh, il coefficiente sicurezza le 330 39 aule della città di Arezzo, ne abbiamo 6 plessi, 58 scuole e 339 aule. Abbiamo calcolato per ogni aula il coefficiente sicurezza, cioè quanti bambini e bambini è giusto che ci siano rispetto a quelli che sono gli spazi a disposizione. Non è soltanto un aspetto di sicurezza, basterebbe quello, ma è anche un aspetto legato alla didattica. E questo l'abbiamo fatto su tutte e 58 le scuole. Abbiamo riscontrato tre criticità una delle quali era proprio Quarata, dove peraltro eh, attraverso un percorso anche di confronto tra gli uffici e i genitori, alcuni dei quali anche con competenza tecnica, effettivamente noi in un primo momento avevamo, ci è successo anche in un'aula della Tricca per la verità, eh, fatto una valutazione che riguardandola abbiamo corretto. Quindi di fatto la scuola di Quarata ha tre sezioni, il problema è che non ha bambini a sufficienza per attivare tre sezioni. Tre bambini non attivano tre sezioni, il numero minimo per attivare una sezione è da 12 a 14, dico questo perché? Perché c'è il dato importantissimo della disabilità che non si può prevedere anno su anno, si vede nell'anno in corso, quindi la disabilità giustamente abbassa il numero di, eh, di studenti in quell'aula perché deve e permette di poter seguire chi ha delle difficoltà e quindi si abbassa il coefficiente di presenza. Questo è il dato, c'è un verbale, c'è stato un accordo che è, è maturato su un numero, cioè Rispetto a tre bambini non, il provveditorato giustamente non può attribuire personale perché poi ci sono le aule, ci sono i bambini, ci sono gli insegnanti. Gli insegnanti si eh, distribuiscono in base alle aule che si configurano ed in base agli studenti che ci sono. Se non ci sono i bambini eh, non si fa la terza sezione, non perché non c'è lo spazio, ma perché non c'è chi ci deve stare dentro. E questi tre bambini che vanno andare in un'altra Sono tre bambini in lista d'attesa, sì. Sentiamo Donato Capogali eh, anche su questi numeri. Eh, allora, i numeri. Innanzitutto, io credo che sia indispensabile un ripensamento. L'assessore ci parlava di eh, ben pochi sei istituti per ben 58 scuole. Credo che questo sia uno dei parametri da correggere. Un territorio vastissimo come quello di Arezzo e con scuole sparse in tutti i paesi non si può basare e, e avere equilibrio su solo su sei istituti. Sui crudi numeri l'assessore ha sicuramente ragione, io li do in linea degli anni. Nel 2015 sono nati 760 bambini, 2016 728, 2017 673 e 2018 640. Questo ci espone a un leggere un calo della natalità, anche abbastanza drastico, che deve stimolarci a individuare nuove soluzioni. Ad esempio, per alcuni plessi di periferia che, eh, per cui bisogna lavorare nella loro tutela, e credo che il Comune si debba fare portatore di queste istanze, è necessario ottenere deroghe simili a quelle che vengono praticate per i territori montani dove eh, a Corezzo e a Badia Prataglia hanno attivato scuole anche con 11 bambini. Dipende poi a che condizioni, perché un altro problema che viene affrontato le scuole periferia è che negli orari extrascolastici non c'è alcuni servizi indispensabili ai genitori che eh, ne richiedono l'utilizzo. Pertanto questi, questi genitori possono andare a usufruire di questi servizi, come ad esempio l'entrata anticipata alle 7.30, per quanto riguarda gli elementari oppure servizi extrascolastici, soltanto in scuole eh, più eh, di centro che frequentate da maggiori eh, numero di alunni. Io credo che su questo sia indispensabile un ripensamento perché i dati stanno cambiando, sono cambiati e eh, non si può perdere dei servizi nelle periferie, non si può andare verso un accentramento unico e credo che su questo debba essere indispensabile una rivisitazione del sistema scolastico integrato del Comune di Arezzo. Posso dire una cosa? Eh, sulla eh, istituzione del settimo plesso è stato uno dei punti che abbiamo preso in considerazione appena si è insediata la Commissione circa il dimensionamento. Non ce l'abbiamo fatta fare il settimo plesso per una ragione tecnica che fa riferimento alla legge regionale, che è questa, e cioè i plessi si possono stabilire in una forbice che va da non meno di 600 unità a non più di 1300. Noi abbiamo tentato di lavorare sulla Severi, che è una scuola che sta francamente esplodendo in, alcuni, in alcune sezioni di quella realtà, per scorporarla devo dire rispetto ai numeri correttamente perché non poteva far deroga e qui si aprirebbe il secondo tema cioè le deroghe anche per le periferie e non soltanto le deroghe per i comuni periferici ma stando alla legge regionale così com'è noi non avevamo la possibilità di scorporare per un settimo istituto per un settimo plesso perché se scorporavamo o andavamo in una sotto i 600 o andavamo in una sopra molto i, 1000, i 1.300 e quindi forse io credo che eh, l'idea di valutare Dato che il tema delle nascite, così in calo, non riguarda soltanto la città di Arezzo, ma è un tema regionale, cioè, quindi non credo solo regionale, ma insomma, parliamo della Toscana. Se la possibilità delle deroghe che, ripeto, si possono fare, ricordava bene Caporali, in alcuni comuni montani o, o comunque molto periferici, si possano anche cercare di applicare nelle periferie di alcuni comuni medi. Arezzo è una città di 100.000 abitanti, non è una metropoli, ma insomma è considerata una città media. Questa potrebbe essere una una ipotesi. Stando i numeri che sono, e fermo restando anche la didattica che ci dice che classi troppo piccole di fatto non attivano modelli didattici che sono poi considerati pedagogicamente sostenibili, ma insomma non è sugli undici questo ci sta invece. Forse un ragionamento sulle periferie, visto che sulle periferie si fanno tante riflessioni giuste rispetto a ciò che riguarda l'urbanistica, la manutenzione le opere pubbliche, forse una riflessione sulle periferie e anche circa la modularità dei servizi potrebbe essere un'idea. Stando i numeri la città di Arezzo non, ha, non si è vista riconosciuta e non mi sento di dire è colpa della regione, io non sono quelli, quindi non poteva fare diversamente il settimo, il settimo plesso. Volevo... Dire prima una piccola cosa sui numeri che ha citato prima l'assessore Tanti. È vero, lo scorso anno sono rimasti fuori tre bambini, lo scorso anno per l'anno in corso. La verità è che il dimensionamento che è stato attuato e mandato in vigore per l'anno scolastico prossimo già da qualche settimana non tiene conto di quelli che saranno gli iscritti il prossimo anno, semplicemente perché gli iscritti al prossimo anno scolastico verranno dall'anno nuovo in poi, per cui io mi domando perché non si può ipotizzare che ci siano abbastanza iscritti per aprire una terza classe quarata? Certo, se All'atto delle iscrizioni scolastiche non ci fossero abbastanza bimbi, è ovvio che la terza classe non si può fare, ma perché non lasciare aperto uno spiraglio per permettere ai genitori che vogliono sperire, far vivere i propri bimbi la scuola dei periferiali di Quarata di non poterlo fare? Oggi è stato fatto un dimensionamento scolastico. Ipotetico, senza sapere quali saranno i reali iscritti il prossimo anno. Questa è la verità. Io vorrei che d'Arezzo partisse e, e si facesse capofila di un, un progetto chiaro che è quello di riuscire a salvare le scuole di periferia e, e attraverso queste e attraverso anche i CAS, che sono gli unici due. E, e, presidi sul il territorio riuscire a tenere le eh, periferie vive. Ecco. Si sì, può fare questo? Mh, dunque, mi dispiace correggere un'altra volta, ma in realtà quello che dice è vero, ma è fatto, nel senso che basta vedere le carte, non quelle di giugno ma quelle di settembre, dove si vede che noi abbiamo riconosciuto la possibilità, la potenzialità strutturale della terza sezione, ma la mancanza reale di bambini che la, possano, che la possono animare. Quindi di fatto 43 sezioni sulla carta le ha. Non le ha perché non ha i bambini. Fermo restando sulle nascite, non è che nascono a tre anni, nascono a zero anni, poi a uno, due, tre. Quindi la previsione che dice Flavia è una previsione che di fatto si può fare, in questo momento non c'è una prospettiva da qui a tre anni per ipotizzare che la terza sezione che sulla carta c'è, che sulla struttura esiste, che potenzialmente è efficace, in realtà finché non ci sono un numero sufficiente di bambini per animarla diventa una riflessione un po' così tanto per, per farla. Altro tema invece è quello delle scuole di periferia e per esempio l'idea di poterle tenere aperte il pomeriggio attraverso un'alleanza con le famiglie che possano eh, in una maniera di auto-organizzazione poterle animare ci permetterebbe anche di avere dei flussi di contaminazione tra zone tali per cui alla fine questo ci possa permettere di innalzare il numero di eh, bambini presenti. Fermo restando un fatto... Che Può sembrare antipatico ma è pedagogico, e cioè che una classe con un numero inferiore di bambini, al di là delle questioni diciamo così tecniche, non è una classe che sta in piedi da un punto di vista pedagogico. Cioè, una classe è una classe, non è un gruppo di persone che tu le metti insieme perché sono nate lo stesso anno. Questo permette anche di dover ragionare su come noi attiviamo dei meccanismi di tutela delle periferie con numeri che in questo momento non lo permettono a nessuno, ma non è che non lo permettono per cattiveria di qualcuno, ma perché sono connaturati e costruiti su dati di 30 anni fa. Sia i dati regionali che non ci fanno fare il settimo plesso, ma perché è così, sia quelli comunali che con tre bambini una classe non si fa, con tre bambini si fa un eh, tutoraggio pomeridiano mattutino. La classe è un'altra cosa. Ci fermiamo e poi torniamo subito e partiamo. Stiamo parlando di scuole di periferia a Negoso Bianco. prima di sentire di nuovo il consigliere Capogali, eh, Piero Franchini, che idea ti sei fatto? Ma io dunque l'idea mi sono fatto quella che eh, da tempo che ho e eh, quella che appunto purtroppo eh, si vede, è il cane che si morde la coda. Noi mh, ci lamentiamo e eh, tutti i giorni diciamo che appunto non nascono bambini e, e quindi poi dopo, eh, però se andiamo a vedere eh, perché non nascono, e diciamo che dei problemi per cui non, la gente non ha voglia, di, non, ha voglia non, non crede opportuno di mettere al mondo i bambini, credo che eh, siano mo, molti. Ecco, uno tra i quali è quello appunto di, poi dopo di non sapere come, come gestirli, come appunto poterli eh, organizzare eh, fin da partire as dagli asili, poi dopo per arrivare fino eh, alle scuole e tutte le scuole in generale. Ecco, io credo che eh, noi dovremmo una volta per tutte cercare di vedere di eh, organizzare veramente eh, le cose in modo, eh, diciamo, come dire, eh, in, tutti insieme appunto, in modo che eh, si possa capire quali sono veramente le esigenze che eh, affrontano ogni giorno. Eh, i, problemi, cioè, I problemi che ci sono ogni giorno per la coppia, per, per i nonni, per quelli che poi eh, gestiscono i, i, il nascituro. Quindi, ecco, e, e non lo so, ecco, ci sono, ma non è solo nel, nel fatto della scuola, ma ci sono una serie proprio di problemi che sono appunto eh, legati e forse. A, una, a problemi più grandi che sono quelli appunto di non avere di avere sempre meno risorse di avere sempre da tutte le parti. però dopo viene certe volte l'idea di guardare e vedere che eh, tutti i giorni appaiono milioni e milioni di euro che se ne vanno così perché buttati in qualche modo, perché scialappati, come, come è, e quindi ecco. E questo mi sembra che noi dovremmo veramente riorganizzare il tutto, a partire da, da, dal governo centrale, da, da chi ci governa a livello diciamo, anche locale. Che ecco, si, veramente si pensi a, a organizzare delle cose che sono veramente necessarie. Ci sono delle priorità certe volte, e quindi, secondo il mio punto di vista, bene sarebbe rinunciare a certe cose che non sono priorità. Che sì, va bene il divertimento, va bene tutto ciò che si vuole, cioè va bene fare tutte le feste che si vuole. Però poi dopo la vita è un'altra, perché la festa dura un giorno e dopo finisce, cioè bisogna rifarne un'altra perché si continua a divertirsi. Mentre invece la vita è, ora dopo ora è quella che si vive ogni giorno. Posso chiedere una cosa chiaro? Sì. Tu ami molto il, il ponte, no? Per cui tu vieni, vieni sì. dalla. Da Com'era il ponte con la scuola prima aperta e com'è ora senza scuola? Ma io, secondo il mio punto di vista, è là dove ci sono i servizi, dove ci sono. Le, cose, le, le strutture che funzionano e che eh, è, è sempre più bello È un perché, paese vivo. Sì, bimbi ora, bimbi onestamente, bimbi Ponte Buriano è un posto dove ci si va a dormire. Dopo si va a vedere il Ponte Buriano de, 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 sotto il ponte. non ci si va perché bisogna stare attenti. Ogni tanto arriva la <ride> qualcosa, da, arriva <ride> che, perché, No, è che veramente cioè, si vede proprio che... I paesi diventano morti, come sono diventati morti là dove ha mancato il commercio, là dove è mancato. Quindi, eh, però purtroppo eh, questa è, è la periferia che soffre sempre di più e ora c'è questa, questa mania da tutte le parti dove andiamo di salvaguardare quasi esclusivamente i centri storici e quindi eh, vabbè, io capisco che i centri sono storici, ma tanto rimangono lì, insomma, dire, no, Noi certe volte eh, quando si fa. Quando si fa i concorsi al fotoclub diciamo, e, e noi abbiamo sempre difficoltà perché e, la, la gente cosa fa? Va a fotografare il duomo, va a fotografare la Pieve, va a fotografare quelle strutture che ci sono ormai da anni, anni centinaia di anni, e che invece chi si trasforma veramente sono le periferie. È là dove c'è, secondo me, più necessità, dove c'è la necessità appunto di perché tanto eh, vuol dire, le, le crisi vengono in tutti i posti e dappertutto. Però se non si cerca appunto di, eh, cerca di trovare soluzioni anche alle piccole cose, alle piccole, eh, eh, alle piccole necessità di tutti i giorni, chiaramente si fa altro che eh, proseguire su questa strada che è quella appunto dell'abbandono dei, 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 dei paesotti, dell'abbandono diciamo delle periferie. Guardiamo per dire al di là delle scuole, ma anche un sacco di negozi sono chiusi, un sacco di attività. E, quindi, e poi dopo chiaramente manca chi presidia la zona, perché sia la scuola sia un'aggregazione, un quindi è un posto dove si vede vita, si vede sia le attività commerciali, artigianali. Ecco, invece pian piano toccherà prendere tante di quelle guardie, tante di quelle telecamere. Andare vedere, eh, per andare a vedere e per andare a guardare che, che non rubino quei sassi che rimarranno lì perché alla fine rimarrà i sassi. Sentiamo il consigliere Capogali. Io quando pienamente con Franchini dico una cosa, ehm, una, la scuola per eccellenza di periferia il Grande Fiore all'Occhiello, ma di tutto il comune, non solo delle periferie, è stata Sitorni ed è tuttora Sitorni. Pertanto una scuola di periferia anche dal punto di vista pedagogico può essere un grande eh, luogo in cui formarsi. Questo per dire che se un luogo è curato adeguatamente, ci sono investimenti edilizi senza inventarsi eh, invenzioni di nuovi plessi, penso ad esempio a quella da Severi, eh, quando c'è una denatalità che dimostra che non sono necessari nuovi plessi ma investire su quelli eh, esistenti, si può fare bene e tanto anche nelle zone periferiche, anche perché abbiamo i giardini, abbiamo forse l'area migliore de del centro, pertanto è un servizio che forse andrebbe fatto capire alle famiglie il valore che, che hanno a andare, mandare un ragazzo o il proprio figlio nelle scuole di periferia o delle frazioni. Questo in un territorio immenso come quello di Arezzo, perché Arezzo è una media città in numero di abitanti, ma è, la seconda, è il secondo comune in Toscana e il ventunesimo in Italia per estensione territoriale, per cui pensiamo quanti chilometri sarebbero costretti a fare le famiglie verso il centro con tutto quello che potrebbero essere problemi sulla mobilità per portare i propri figli in futuro, ma non solo, c'è un ulteriore problema di quello che è lo sradicamento del bambino dalla comunità di appartenenza, facce note, botteghe, tutta una serie di condizioni che rendono più sicuro e più tranquilla eh, l'andare a scuola o comunque sia il vivere di quel bambino all'interno di quella comunità. Io credo che il costo sociale che noi pagheremo con una scelta di accentramento sempre più estremizzata, l'abbiamo visto come non ha funzionato sulla sanità, l'abbiamo visto come non ha funzionato sui rifiuti, non lo permetteremo sulle scuole, assolutamente, perché il modello del centra della centralizzazione è un modello che non funziona, io lo dico anche dal punto di vista del mio partito, è un modello che è stato attuato in parte dal Partito Democratico, è un modello che si è rivelato... Non giusto, non legittimo. Io invito pertanto il Comune di Razo a essere coerente, dato che ha combattuto questo sistema, e a non centralizzare assolutamente le scuole di periferia verso il centro. E faccio su questo un appello: non si basi sulle famiglie volenterose, perché non siamo cittadini di Serie B, in centro questi servizi vengono garantiti dagli operatori scolastici e nelle periferie ci si affida le famiglie. Perché veramente la che, dignità. E Non è poco che il PD si stia accorgendo dei grossi errori secondo me fatti appunto per queste grosse concentrazioni che poi non hanno dato niente di buono. Vediamo su tutto, sulla sanità, vediamo su, su, sulla nettezza urbana, vediamo su... Ecco, queste, queste grosse concentrazioni. Io vedo in via Rismondo che c'è la scuola di quattro membri e chiaramente il giorno e la mattina è una lotta continua di gente che viene con la macchina che te la mette anche in capo se non stai attento per venire a prendere lì, in quella strada che è stretta, in strada, per venire a prendere il bambino perché ovviamente piove, ovviamente... quindi secondo il mio punto di vista quanto è meglio essere un pochino più, spa... nel, nel, nello spazio un po' più largo, per dire. Quindi, ecco, per questo che le periferie secondo me hanno un, un senso, diciamo... E là dove chiaramente c'è la possibilità, insomma io vedo per dire st la stessa confusione non succede qua eh, alla scuola Severi, per dire, non, non, ecco, mentre invece... Sì, però eh, però io citavo l'esempio di Sitorni che è una scuola molto ambita che ad Arezzo, Arezzo ci vengono, perché non potrebbe essere così per tante altre scuole di periferia Sì, sì, è vero, è vero, Allora, prima di sentire l'assessore, eh, tu sei anche un giovane padre, no, un giovane papà. Eh, perché secondo te non si fanno figli? Non si Quello fa... che mai detto prima, su so, Quello non si può dire perché siamo in fascia non eh, siamo esatto. in fascia protetta. No, l'unica cosa io credo che allora io faccio parte poi, come anche Donato, no? Credo dei cosiddetti millenniali. Quella è colpa degli uomini so. Quello è colpa Quella soprattutto degli uomini. Non, non lo so, questo no, non capito. lo so. Non mi vorrei addentrare in questo certo. argomento spinoso. Diciamo, facciamo parte di questi millennial che hanno perso un po', diciamo, la spinta, purtroppo dovuta soprattutto a un palcoscenico lavoristico lavorativo in generale, che è terribile. E sicuramente anche a questa cosa che abbiamo parzialmente affrontato qui, cioè dove lasciare i bambini se di bambini se ne sono fatti. Io ho sentito Fioramonti che voleva dare gli asili gratis, ho sentito che c'è da parte del governo centrale delle misure tali ad attuare diciamo, quel welfare che tanto in Italia manca e che c'è per esempio nei paesi nord europei, c'è cioè in tanti paesi europei, cioè quando si va al lavoro il bambino deve essere assistito in strutture create ad hoc con dei sistemi di istruzione, di assistenza validi e non si può diciamo, lasciare il tutto al caso. Questo è centrale anche diciamo, come, un, come ricaduta su tutto il tessuto sociale, quindi è importantissimo questa, questo aspetto per la mia generazione ma anche per quelle che verranno e per quelle diciamo, che, che, fanno, diciamo, che sono prima di noi. Insomma. Ecco Assessore, quello che diceva appunto il Consigliere Donato Caporali no? sul modello Sitorni che potrebbe essere ripetuto anche in, altri, in altre scuole di periferia è possibile, è una cosa appunto che si può ipotizzare. A Sitorni ci sono due offerte formative, una che è comunale e una che è statale e che ha ragione il Consigliere Caporali, cioè questo dimostra come in fondo in periferia ci si arriva quando la proposta formativa in questo caso è una proposta che convince convince le famiglie che in parte contraddice tutto quello che insieme abbiamo detto fino ad ora perché allora se una scuola ha soltanto tre iscritti e c'ha solo quelli del contorno evidentemente non è stata attrattiva non me la sento di dirlo perché noi abbiamo una eh, professionalità diffusa si torni è un modello che si è costruito negli anni e che oggi dimostra come in fondo nella periferia ci si arriva quando c'è una motivazione per arrivarci e in quel caso c'è però io due considerazioni volevo fare la prima è quella legata a, ai bisogni reali, cioè noi in questo momento non abbiamo bisogno di, se non in alcuni casi specifici, ma in termini generali, essendoci meno bambini, non abbiamo bisogno di più scuole. Noi abbiamo bisogno di scuole sicure, quelle che ci sono, e abbiamo bisogno per la fascia 06, che è la fascia dove nella parte diciamo così comunale. 0,336 c'è da pagare una retta perché qui c'è un'altra crisi che non abbiamo detto ma che tutti sappiamo, che è una crisi economica, e cioè eh, il costo eh, di eh, sostenere un'offerta formativa da parte dei genitori, educativa e formativa, a volte è un costo piuttosto significativo per i bilanci di una famiglia dove magari uno dei due genitori ha perduto il lavoro o non riesce a ritrovarlo. Allora noi abbiamo fatto una scelta che è quella che io chiamo il bonus invisibile, cioè ogni cittadino aretino che manda il proprio bambino, la propria bambina in una scuola comunale, cioè dove si paga una retta, perché poi la scuola statale non, non c'è retta tranne il pagamento della mensa, paga da un massimo del 50% a un minimo dello 0%, cioè noi compartecipiamo dal 50 al 100%, facciamo una tariffa puntuale, cioè calcoliamo ad ogni famiglia il costo esatto di quella retta, quindi superando le cosiddette fasce dove ci sta quello che ha più e quello che ha meno, perché la fascia è tecnica, quindi taglia la, la torta in maniera precisa, per cui tu ci stai e sei in fondo, tu ci stai e sei in cima e paghi la stessa cifra. Abbiamo applicato la tariffa puntuale, cioè ad ogni utente calcoliamo il proprio costo. Il che è un elemento di, di giustizia, credo, perché poi alla fine ognuno eh, diceva uno vale uno, insomma, penso questo era vero. E, e però abbiamo anche deciso che siccome è un diritto sia delle famiglie sia soprattutto dei bambini avere un momento educativo e formativo qualificato, perché non è un parcheggio, eh, cioè un luogo dove si fa una cosa importante per la vita di queste persone. Di questi bambini e di queste bambine, noi compartecipiamo da un massimo del 100%, cioè famiglie che non pagano perché hanno un reddito basso, a un minimo del 50%, il che vuol dire non c'è da rezzo, ma se ci fosse Paperone e Paperoni, va bene? Mm. Noi compartecipiamo comunque il 50% per quella famiglia, perché quello è un diritto, non è soltanto un servizio legato alla famiglia, ma è un servizio legato al bambino e alla bambina. Quindi il tema, e così mi collego a quello che diceva Fabio prima. Gli asili gratis, intanto qui al 50% lo sono, per cui se anche hai una condizione economica molto fiorente, questa comunità, questo comune ti dice la metà la paghiamo noi perché è un investimento su questa nuova vita e poi la paghi te per l'altra metà. Se invece nulla hai o poco hai o hai qualche cosa in più, noi compartecipiamo fino al 100%. È un investimento sui servizi, io lo chiamo bonus invisibile perché quando arriva la tariffa, la retta di eh, che so, 500 euro, tu lo sai che è 1000, perché non c'è scritto 1000, c'è scritto 500 ed è il 100% quello che tu paghi, ma in realtà è 1000, e quindi diciamo bonus invisibile perché sì, sì, sì. lo vedi ma c'è. Allora, eh, che vuol dire questo? Che dovremmo spostarci un po' più tutti sul coefficiente di sicurezza da una parte e di compartecipazione finanziaria dall'altra. Cioè questa è una città che ha 300 posti vuoti, perché c'è meno bambini. Poi dice, perché allora ipotizzi che su una zona della città hai l'idea di farci una scuola nuova? Beh, lì sì, perché poi non è che nascono tutti in maniera perequata cioè ci sono realtà antropizzate e realtà meno antropizzate, ci sono realtà dove il piano strutturale ha ipotizzato uno spazio industriale dove invece c'è uno spazio abitativo, quindi è chiaro che la città è fatta di luce e di ombre anche da un punto di vista urbanistico dove c'è gli insediamenti, c'è le scuole dove c'è la zona agricola le scuole ce le fai perché c'è le famiglie quindi è evidente che anche all'interno di un contesto dove c'è una denatalità può ipotizzare in prospettiva di fare una nuova, una nuova scuola e non la fai però ora, ma la ipotizza perché sai che quella è una zona in espansione e sai che potrebbe servire, ma in realtà il vero investimento è sulle scuole che ci sono. Io sono molto orgogliosa che abbiamo calcolato il coefficiente di sicurezza in 343 aule perché questo significa che noi per ogni aula sappiamo lì quanti bambini ci devono stare. Perché oggi non, è, non, non fa audienza perché non succede, ma non pensa al terremoto eh, perché mi fa paura. Ma un, un incendio, un momento di fuga, un momento di paura, cioè se tu hai un numero di bambini che quella stanza è sovradimensionato, c'è uno che esce più tardi. Quindi noi oggi abbiamo una situazione di sicurezza scolastica che è al top perché l'abbiamo fatto su tutte e 345 aule. Dopodiché, invece di investire su bambini che non ci sono, investiamo su famiglie che ci sono e quindi compartecipiamo alle spese di un servizio che è costoso, che è vero che è costoso, che purtroppo lo Stato non si accorda, ma che in quel costo esprime una professionalità io qui ho dei dati sì. perché io con i numeri non sono brava quindi poi me li porto dietro non lo faccio quasi mai che in genere vada a memoria però il costo medio di un bambino di una bambina al nido è di 900 euro mensili cioè un bambino ora è brutto dirlo ma insomma, esprime una professionalità di 900 euro mensili bene, in questa città non si paga più di 500 euro che è esattamente il 48% nel 50 fino al a... al mese il che vuol dire che il resto il lo, lo mette si conferma, conferma, Io sono qui all'Aliotti che tratta un'ottima scuola. E le il costo della scuola invece comunale, infanzia, perché il nido costa più perché ha un parametro diverso bambino insegnante, della scuola comunale di 532 euro, nessuna famiglia paga più di 250 euro. altre però non è che non si pagano, è l'investimento che l'amministrazione fa su questa esperienza. Flavia. Eh, c'è 300 posti liberi eh, e mancano i bambini e è, è giusto anche questo dopo se sui dati di quarata io ho oh, eh, l'assessore si vedrà a gennaio chi l'avrà vinta allora ci potremo trovare e ci prendiamo anni, un caffè eh, film, però. <ride> eh, eh, però una cosa la <ride> voglio dire però una cosa <ride> la <ride> voglio dire sono già se pronto per le gennaio le sono già pronto per gennaio Fabio nascono quindi preparati prossimi. E, e, ti voglio dire, la domanda mia invece è un'altra, è vero, non nascono bambini, i posti nelle scuole sono in abbondanza e allora perché eh, sovvenzionare con oltre 70.000 euro una scuole non pubbliche che comunque risiedono nel centro storico piuttosto che investire quegli stessi soldi per tenere aperte delle sezioni nelle scuole di periferia pur con meno bimbi? Per due ragioni. La prima è perché noi oggi riusciamo a coprire il 93,66% di risposta, perché ogni risposta ha bisogno di un coefficiente, si chiama libertà. io non voglio che la scuola privata sia la scuola dei ricchi. Io voglio che una famiglia che ha anche un reddito più basso possa scegliere dove andare. E su questo si può non essere d'accordo, ma veramente per farla grave. Sopra il cadavere, perché non è possibile che se una famiglia intende scegliere un percorso educativo rispetto al proprio credo, rispetto al proprio sapere, rispetto al proprio volere, non possa farlo se non ha un reddito e io invece che ho un reddito lo possa fare. La libertà non ha eh, borsello, la libertà è un diritto e quindi io mi da questo punto di vista. Sono molto soddisfatta di aver potuto aumentare quel diritto che c'è sempre stato in questa città, perché il sistema integrato non l'ha inventato la Giunta Chinelli, la Giunta Chinelli lo ha perfezionato, lo ha potenziato, lo ha in qualche modo oleato, ma il sistema integrato fa parte di di scuola libera dove le famiglie possano decidere dove poter investire i propri denari rispetto all'educazione dei figli. Ora che in questa città, in questo paese, si possono scegliere gli occhiali e le scarpe, si possa scegliere la scuola perché te sei più ricco di me non mi sta bene. Io però vorrei sì. che anche i nostri figli fossero liberi di poter scegliere una scuola di periferia. Eh, bisogna fare altri 12 bambini lì. Ora, oh, se nascono tutti a 3 anni, ci metteremo anni. al lavoro. C'è cioè, una, una cosa che non è possibile fare: non è possibile per nessun assessore, tranne che per la propria vita privata, fabbricare i figli. No. Allora, il tema è questo: il numero che attiva una sezione è un numero di legge, se non c'è, non c'è. Altra cosa è l'opportunità. 40 la terza sezione sulla carta ce l'ha. Oh, facciamo figlioli e si farà la classe. Altra cosa è andare a dire che non è possibile andare a scuola quarata. A scuola quarata, la terza sezione, finché non c'è un numero che attiva la classe, la puoi fare. Ma questo eh, fa parte delle cose del mondo, eh? cioè non è che fa parte delle, della scelta di un amministratore o di un altro. Sul resto, cioè sulla libertà di scelta, davvero veramente mi ci gioco la testa visto che va di moda da ultimo eh, eh, che va eh, eh. <ride> <ride> moda di ultimo che credo che sia un elemento di libertà che vada riconosciuto a tutte le famiglie casa, indipendentemente dal reddito. Figlia figli a go, go, Ci dobbiamo fermare. Eh sì. Che ci sta guardando noi che stasera andiamo a casa e faremo dei figli. C'è la pubblicità. Allora, ultima parte, vorremmo allargare un attimo il discorso, però volevo sentire da, da Donato Caporali, consigliere dell'opposizione, un giudizio proprio, diciamo, anche più generale sulle politiche della scuola o anche politiche sociali, in questo caso del comune di Arezzo, che bilancio si fa? No, eh, su questo tema io temo che purtroppo non vi sia un ragionamento di prospettiva e di cambio di passo e d'approccio al problema perché a quanto emerge da tutta una serie di riflessioni sembra che l'unico obiettivo sia quello di eh, mantenere eh, i servizi dove c'è maggiore utenza con tutti dei costi che si dovranno poi sostenere perché eh, almeno poi garantire quello che è il trasporto non sarà, non sarà di poco conto il trasporto che il comune dovrebbe garantire ai bimbi residenti nelle periferie. Trovo su questo um, totalmente non, non concorde con quello che dovrebbe essere il futuro, cioè ad adeguare quella che è eh, la progettazione a un futuro ormai prossimo. Perché qui stiamo parlando già, era, è stato pubblicato anche da un articolo giornalistico che il calo delle iscrizioni è già iniziato e ci sarà sempre di più. Io credo che bisogna approcciare in modo differente, come ho detto in precedenza, creando dei poli e investendo in dei poli nelle periferie che siano d'eccellenza, dove possano poi essere frequentati anche eh, da persone provenienti dal, eh, dal centro, perché anche questa è una libertà, la libertà di poter anche cre far crescere il proprio figlio in un contesto di campagna che è sicuramente più sano di quello della città. Su questo eh, credo che in parte sia collegato anche tutto il discorso del centro unico di cottura, perché chiaramente se in futuro si va verso una contrazione eh, nel centro si farà un unico centro di cottura e eh, io credo che questa non possa essere la prospettiva in cui si deve gestire Arezzo e i suoi cittadini, ancor più perché si sostiene con motivazioni più o meno traballanti che eh, il centro è meglio per vari motivi. Era il famoso, eh, la famosa situazione che, se l'assessore si ricorda, utilizzò la regione toscana per i tre grandi poli sulla sanità in sé, nei luoghi in sede di università. Eh, ma si fa lì perché c'è l'università che può garantire una formazione maggiore dei medici. E infatti ci siamo ritrovati le, le sanità più forti a Siena, Firenze e eh, Pisa. Io credo che non, non si debba andare verso questo modello. Vedremo in futuro, però, io temo fortemente che in materia di politiche scolastiche purtroppo il sistema integrato ci porterà ad avere la quasi scomparsa di qui a 4-5 anni di tantissimi plessi periferici. E questo sarà un danno sociale enorme che secondo me non è adeguatamente considerato. Piego? Sì, io devo ammettere che effettivamente le cose sono molto cambiate, no? perché io mi ricordo che 230-240 anni fa, quando andavo a scuola. Eh, quando io andavo certo, a scuola. Certo, sì, perché, andavo, anche a scuola andavo anche a scuola. Andavo anche a scuola, scuola sì. sì, scuola. sì, sì. E, lì io ho fatto fino alla quinta elementare praticamente in un'unica classe, quindi eravamo eh, una quarantina di bambini che eh, frequentavamo dalla prima alla quinta tutti insieme. E quindi ecco, e, effettivamente. Noi non avevamo eh, diciamo, in mente di, di, di capire quello che sarebbe successo già oggi per dire che chiaramente eh, vediamo che ci sono necessità diverse. Quindi, eh, ho seguito tutto questo spostamento. Diciamo, da, però ecco, le cose sono diciamo, peggiorate in, in vari punti, cioè, vado a dire eh, questo nostro progresso diciamo, che... Eh, ha fatto sì che eh, le esigenze diventassero eh, diverse, quindi chiaramente eh, ognuno di noi ha diritto ad avere di più, sempre di più. Ecco, io penso che però certe volte bisognerebbe anche un attimino ecco, riconsiderare eh, eh, tutte le cose di cui noi abbiamo veramente necessità. Perché certe volte io credo che ci sia il superfluo, specialmente in certi punti. Ecco, e questo, questo porta magari a una diseguaglianza tra, eh, ritornando alla periferia e cent al centro, magari porta a una diseguaglianza perché, perché eh, si punta magari, come è stato detto, dove, là dove eh, c'è magari più natalità. Dove e, però ecco, bisogna ricordarsi che se a un certo punto non si fa un qualcosa perché dove non c'è meno natalità non si ritorni ad avere una, una situazione diciamo, un pochino diversa in modo che, non lo so, da creare più servizi, più in modo che la gente ci stia perché oggi noi eh, vediamo tutti i giorni e stiamo sempre a discutere che non tutto quello che noi ci dicono che è progresso è progresso, non è vero perché certe volte ci, ci costringono a stare in certi posti, in certe dove lì ecco. Noi guardiamo l'Ilva, là il problema, no? Lì, eh, lì sono stati costruiti dei villaggi accanto alla fabbrica, mentre non li devono fare dentro la fabbrica. Ma questi sono errori di chi ha governato, errori per dire ecco. E quindi ecco, non ricadiamo sugli stessi errori. Quindi, secondo il mio punto di vista c'è sempre di più questo allontanamento, diciamo, da, 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 dalla politica perché chiamiamola così, perché poi dopo tanto, tutto sommato, sono sempre i partiti che fanno poi dopo il, il bello e il brutto tempo, no? anche se magari la gente oggi è già un po' stufa che questo si avvenga. No? Quindi, però, ecco, e quindi, ecco, io secondo il mio punto di vista, vanno riconsiderate talmente tante cose, specialmente andando a rivedere gli errori che sono stati fatti. E quindi ecco, e gli errori purtroppo dopo si pagano. E non è che qui in Italia non paga nessuno, perché chiaramente figuriamoci se per caso c'è stato qualcuno che ha fatto degli errori madornali per dire perché anche su, su, sulla costruzione di certe grosse strutture che poi dopo non hanno portato a niente, anzi hanno riportato a una rimessa enorme di denaro. E quindi però nessuno paga nessuno. Ecco, quindi però ecco secondo me non lo so se avremo la forza. Però la forza deve essere quella di ripensare un pochino al passato, non dico ai 230-240 anni fa, ma a un passato anche più recente, dove abbiamo fatto degli errori e cercare di non rifarli più. Vuole ecco. sentire l'assessore se su questa contraddizione no, che faceva emergere Donato Caporali, cioè la contrarietà e la battaglia che è stata fatta no, per alcuni processi diciamo, di. Accentramento che sulla sanità, sui rifiuti E dall'altra invece questo processo di unificazione no? in, Ad esempio si è parlato di questa supermenza Oppure eh, magari in altre questioni legate sempre alla scuola di cui si è parlato C'è questa contraddizione? No, perché nelle scuole noi non abbiamo contratto proprio niente Non attiviamo le classi dove non sono i bambini Non abbiamo chiuso scuole, viva Dio e Quindi fare... L'esempio della sanità fa onore all'aver sottolineato un errore, ma da un punto di vista logico è, è, è un'altra cosa. Cioè la sanità ha visto eh, il PD abolire le ASL per farne una, e quindi abolendo la nostra, quella di Grosseto, quella di Siena per farne una. Valorizzando Siena, noi non abbiamo abolito le scuole, abbiamo semplicemente detto che gli spazi ci sono quanto ai bambini. Io, mh, Insomma, Fate. siamo fascia protetta, ma non è che uno eh, li può fare, no, eh, ecco, se no. E questa è una cosa. Per quanto riguarda invece il punto unico di cottura, io continuo a dire questo, questa città oggi ha 12, 12 luoghi dove si eh, cucina e eh, 58 scuole, quindi siamo già in una condizione di forte razionalizzazione. A questa città mancano due cose, una è una... Eh, eh, modalità differenziata per eh, cuocere i pasti per i bambini celiaci per tutte le allergie cioè noi oggi lo facciamo attraverso la grande capacità e il rischio quotidiano dei nostri operatori di lavorare gli stessi cibi negli stessi luoghi e questo mh, credo che non sia un elemento di grande sicurezza l'altra questione è quella che noi oggi in questo momento qualora dovessimo produrre più pasti non li possiamo produrre perché l'ampiezza delle nostre cucine è è al massimo grado utilizzata e allora dobbiamo essere coerenti, se vogliamo i tempi pieni dobbiamo avere anche i luoghi per cucinare, non possiamo stringere le aule per fare le cucine e quindi se da 12 cucine si passa a 4 garantendo a tutti quelli che vogliono di poter fare il tempo pieno e oggi non è più possibile e addirittura durante l'ultima conferenza di zona dove abbiamo Approvato il, eh, nuovo, eh, la nuova organizzazione delle scuole della città di Arezzo, abbiamo dovuto rifiutare una richiesta di un dirigente che prevedeva l'attivazione di un tempo pieno perché, con gli spazi delle cucine di oggi, non abbiamo modo di produrre altro, eh, altro, altro cibo. Allora, voglio dire, bisogna essere coerenti. Cioè, i bambini devono stare a scuola? Sì. Le scuole devono essere aperte anche il pomeriggio? Sì. Andare a mangiare? Eh. E per mangiare bisogna che ci siano dei luoghi sicuri e adeguati. Quindi se da 12 si passa a 4 su 58 scuole, ma se queste 4 mense garantiscono la possibilità di andare a cucinare in luoghi più moderni, più sicuri, con spazi più adeguati, da 12 a 4 per 58, io credo che sia una scelta tutto sommato molto di buon senso, che peraltro in altri comuni fanno. Noi non abbiamo 58 scuole e 58 cucine, abbiamo 58 scuole e 12 cucine. Passeremo da 58 scuole a 4, dove finalmente ve ne sarà una di ultima generazione che permetterà, di avere una modalità di cottura e di cucina che finalmente riconosce anche ad alcune situazioni particolari, tipo i celiaci che sono purtroppo in un aumento, di potersi vedere cucinato il pasto in totale sicurezza oggi chiusura, non è così sì, in chiusura eh, c'è stata questa tregione di Anci volevo aprire un attimo il discorso che ci porta anche un po' più sulla politica eh, abbiamo sentito l'abbiamo fatto sentire varie volte sia il, quello che ha detto il presidente Mattarella il premier Conte l'ultima giornata sì eh, quello che nessuno tocca ai comuni però poi speriamo che, che sia così effettivamente basta fare cassa sui comuni ha detto il presidente per ora del Consiglio Conte, ma adesso sentiamo una voce fuori dal coro, cioè un sindaco eh, dell'area di centro Mario Agnelli, che invece lui non ci viene molto volentieri a questi appuntamenti perché dice si fa solo retorica. Sentiamo un attimo. Il presidente De Caro ha appena terminato insomma, il suo intervento, c'è stata quasi una standing ovation quando ha detto che c'è qualche sindaco che fa questo mestiere con diciamo, un compenso minore di chi prenderebbe il reddito di cittadinanza. Ma quanto è difficile oggi fare il sindaco? È complicato, Io, eh, hanno tutti la mia solidarietà anche la mia amicizia perché credo che sia una categoria alla fine anche di fortunati perché conquistano tutti nei propri paesi un eh, suffragio quindi c'è la parte che sicuramente è la soddisfazione, ma unita a questa bisogna essere un po' dei piccoli eroi perché quando succede qualcosa c'è sempre bisogno di un capo espiatorio. In ogni caso a me questi discorsi mi hanno anche annoiato perché già li sapevo prima di entrare, e, è il classico esempio dell'Italia che, che dice e poi c'è l'Italia che fa. Ecco, l'Italia che fa è quella che... Domani mattina faranno tutti i sindaci, tutte le amministrazioni e qui il Presidente Mattarella, domani il Presidente del Consiglio, verranno a fare tutti frasi fatte, tutta solidarietà, vicinanza, ma i problemi credo sono quelli che vivono dai piccoli e grandi comuni che non trovano mai una risposta, questo è il senso. Quindi io ad Anci qualche volta, da Anci mi aspetto troppo e puntualmente rimango deluso perché si entra. Si esce come si entra da questi incontri. Insomma, I soldi mancano sempre, la burocrazia è sempre la stessa, è questo un po' il senso. Sicuramente, non, cioè, ora dire che l'Italia in, in questi anni si è snellito qualche processo, è migliorato qualcosa, grazie ad ANCI, io non lo posso dire. Ne faccio parte, ma lo, ne faccio parte anche con uno spirito abbastanza critico, questo indipendentemente che il presidente Bianco, De Caro o il prossimo che sarà finisce per essere una collana di, eh, come dire, anche di ruoli, di riconoscimenti, una passerella e tutti fanno la passerella e poi non succede niente, ecco questo è il stile italiano. Allora, eh, Marignelli va sempre un po' fuori dal coro e chiedo cosa ne pensa Lucia Tanti, nel senso che effettivamente si fa solo retorica in questi appuntamenti in cui ci sono sì tanti bei propositi, però poi la realtà effettivamente è diversa. Beh, c'è chi la fa e chi no, come in tutte le cose. Io ricordo che eh, lo scorso anno il Presidente De Caro eh, alzò profondamente la voce circa quella che era stata la scelta Dell'allora governo Conte I di posticipare le risorse per le periferie, e quel lavoro di coalizione di tutti i sindaci, destra, sinistra e centro, ha permesso, grazie alla guida del presidente De Caro, di insomma, ritornare indietro in una decisione che avrebbe penalizzato moltissimi comuni. Al netto di questo, per esempio, il Presidente Conte ha detto l'anno scorso quello che ha detto quest'anno, quindi come dire, De Caro fa forse azione, Conte fa forse più retorica, lo so, Conte eh, eh, non si sa di che partito sia, De Caro non è del mio partito, quindi voglio dire però dov'è che c'è il lavoro vero? Quando ci sono persone che in qualche modo hanno gli attributi, la retorica finisce lì. Poi come sempre in queste cose c'è chi può essere più o meno capace a stringere, ma io credo che l'alleanza dei comuni indipendentemente dalle parti politiche sia un grande valore perché una delle cose, probabilmente il sindaco Agnelli non l'ha sentita perché ora non è arrivato, era andato via, però c'è stata una presentazione della ricerca di SVG, che è un istituto di ricerca e di elaborazione dati, che ha messo in evidenza facendo un riferimento al rapporto tra i giovani e la politica, che credo interessi tutti indipendentemente dalle parti che eh, di fatto l'unica istituzione che i giovani riconoscono nell'ambito della politica è il sindaco dipendentemente da, da chi sia il sindaco tutti sanno chi è tutti hanno comunque sia maturato un rapporto con il proprio sindaco di apprezzamento o anche no quindi la politica riparte dai territori per cui dire che l'unione di tutti i sindaci d'Italia cioè degli 8.000 sindaci 7.980 quanti sono sia retorica questo lo trovo come dire Poco interessante per chi fa questo mestiere che tra virgolette è il più bello del mondo. Che poi dopo all'interno di questo grande eh, mondo vi sia qualcuno che fa retorica eh, vabbè, eh, si può sopportare quando però la maggior parte delle questioni si traduce in azioni precise e anche oggi ne sono venute fuori di interessanti. Rispetto per esempio al tema degli asili, anche lì abbiamo detto piuttosto che teorizzare delle gratuità: dateci più soldi a noi, noi sappiamo e come facciamo, fare. La Così invece io del 50 posso coprire il 100%. Simonto sì, ma... Capocali veloce, sì. Sì, abbiamo... Dimmi. Sì, ma... dicevo, ecco, non è che poi dopo eh, questo si traduce, come dicevo prima all'inizio di, eh, fuori dietro le quinte, uh -huh. che questo eh, fa sì che questa storia che i comuni dovrebbero diventare delle agenzie delle entrate o delle equitalie, eh, alla fine dopo ricade sempre in modo diciamo, a pioggia. Su, 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 su il, il povero cittadino, insomma, no? perché chiaramente poi se si dice che i comuni a un certo punto devono anche, sì è vero che c'è bisogno di, di più necessità e quindi c'è bisogno anche di più risorse, eh, però queste risorse eh, da qualche parte eh, dovranno venire, però non sempre, da, perché qui si parla già appunto che i comuni potranno intervenire, se eh, bloccando i conti correnti bloccando le sì, è un'ipotesi ancora sì. Sì. No, realtà, ha detto che non ne sa niente no? No, no. No, sì, no, sì. No, lui non lo sa ma il suo viceministro si sì. l'ha sì, sì, sì. spiegato eh, eh, no in realtà sì. non sta proprio così perché eh, e questo anche il presidente De Carlo l'ha ridetto Credo con abbastanza chiarezza per poterlo, come dire, diffusamente comprendere che la eh, legge per cui si può andare a prendere, non do un giudizio, eh, do un dato storico, nella quale si può andare a prendere eh, la risorsa che tu devi al comune che non mi hai dato è del 1910. Ora, dal 1910 a oggi sono passate due guerre mondiali, eh, 66 governi, 67 non lo so, eh, il dirigibile che dalle merci porta cristiani, quindi non è che è una legge di oggi. Poi dopo, rispetto al merito, no, ripeto, non la discuto, ci vorrebbe un sacco di tempo. O vero é que... Insomma, bisogna che le imposte le paghino tutte perché se qualcuno fa il furbo, qualcuno le paga, quello che le paga, le paga anche per chi fa il furbo. Oppure si va a deprimere quei servizi di cui si è parlato finora. Quindi, sì, ma è non che le mani mandi. E ora dentro paga sempre quelli che hanno sempre pagato. Capito? È capito perché se quelli che non hanno mai pagato eh, eh, no, no, continuano ad avere il cappuccio in testa. Sì. La Comunque, già eh, so, pare che sia cioè, dal 1910 che c'è sta roba. Siamo passati anche dalla Monarchia alla Repubblica. Nel frattempo, eh, succedono sì. tante cose, no? Sì, sì. questa questi tre giorni, cosa rimane. No, penso sicuramente abbia fatto conoscere Arezzo, questo è in dubbio. Eh, mi fa sorridere che un sindaco tra i più affermati nel centro-destra provinciale l'abbia definita retorica in contraddizione con coloro che l'hanno promossa e organizzata per, principalmente il Comune di Arezzo. Un'esperienza affascinante anche per la, per la presenza del Presidente della Repubblica e altre figure importanti tra cui la ministra De Micheli che ha assicurato che Uh, il governo attenzione ad Arezzo per quanto riguarda la due mari nel Trattaretino e ponte buriano si proprio, ha, promesso, ha incontrato l'assessore regionale Ceccarelli no? e ha, ha promesso un ritorno ad Arezzo proprio per parlare di questa fatidica o fantomatica due mari e, um, una domanda sulla situazione nel senso l'assessore Tanti è stata al centro di questo caso estivo legato appunto a a forza italia la richiesta della testa dell'assessore tanti il sindaco che mi pare abbia fatto abbastanza scudo eh, come stanno le cose adesso nel senso c'è stato questo chiarimento ha cambiato i capelli ho cambiato i capelli eh, ha portato <ride> <E> questo effetto <ride> <E> qui. <ride> quindi ecco eh, si è trasformata quindi ora probabilmente non sarà più riconosciuta in quando una donna cambia i capelli si dice che abbia fatto scelte importanti. Ah, sì. ecco. Siamo sempre in fascia protetta. io oh Ma, Fate voi, io non so se si vuole, vuole andare avanti. Eh, eh, ecco. E allora per rimanere in tema, sì. io dei grandi amori finiti non parlo mai in pubblico. Ah, ecco. Dei nuovi amori, sì, però. Neanche. neanche di quelli. No. No. Però perché non sia tanti che comunque al con il sindaco nel caso si ricandidasse, effettivamente? Sì, certo. Questo sicuramente sì, assolutamente sì. Con il sostegno anche di Forza Italia. Certo che sì. Eh, quindi è tutto posto, tutto risolto. Tutto risolto, eh. Beh, non vedo il problema rispetto al sindaco di Forza Italia, se mai riguardava me il problema non lui. No. Ma ha dato fastidio, diciamo, all'atteggiamento che ha avuto Forza Italia, o è nella naturale dialettica, diciamo, nei nel naturali rapporti politici quando uno se ne va, poi se è stato, diciamo. Eh, instaurato quantomeno no, nominato in base a quella partenza politica e eh, ci sta che Forza Italia abbia fatto quella richiesta Assolutamente Quindi legittimo Più che legittimo Donato È Così che va la politica, insomma, succedono questi episodi di conseguenza credo che il sindaco ha fatto la sua scelta di mantenere l'assessore e è il sindaco che dà la fiducia agli assessori e la toglie se una forza politica non è stata in grado di farne venire meno avendo sette consiglieri comunali, vuol dire che non ne ha voluto andare fino al fondo. Si sta anche organizzando questo no, movimento no, legato a Toti, anche ad Agezzo. Sono state fatte delle nomine nei mesi scorsi, quindi si sta ramificando, penso di sì. <ride> è diventata <ride> la conica <ride> nel finale, <ride> Che Penso critica. che sì. Va bene, grazie all'assessore Lucia Tanti, grazie, grazie di essere lui. stata con noi, grazie a visita. allora eh, ci aggiorniamo a gennaio. A gennaio sicuramente, ci ritroviamo qui con l'assessore e vediamo chi ha ragione. Dai, vediamo non credo che ci saranno più nascite no 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 io no, da no. quello che potevo fare l'ho già fatto in, in tutti i sensi anche se siamo in fascia protetta ancora Bene, che continuiamo alla fine mi fa molto grazie, piacere grazie. 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 grazie a Donato Capogali grazie a Fabio grazie a Fabio anche a quello che c'è dietro le quinte perché siamo tre per le sfide siamo sommessi dai, dai, sì. dai Fabio alla prossima